perché prima non ha mai fatto una cosa del genere. Chiedere la colazione a letto con due uova. Da quando eravamo all'albergo City Arms, quando faceva finta di star male con la voce da sofferente e faceva il sultano per rendersi interessante con Mrs. Riordan, vecchia befana. E lui credeva di essere nelle sue grazie e lei non ci lasciò una lira, tutte messe per sé e per l'anima sua, sbilorcia maledetta. Aveva paura a tirar fuori quattro soldi, mi raccontava di tutti i suoi mali, faceva sempre gli stessi discorsi di politica e terremoti e fine del mondo e divertiamoci prima. Dio ci scampi e liberi se tutte le donne fossero come lei, a sputar fuoco contro costumi da bagno, scollature che nessuno avrebbe voluto vedere addosso a lei, si capisce. Era bigotta, nessun uomo si è mai voltato a guardarla. Spero di non diventare come lei. E quelle balle, su suo marito qua, suo marito là, io dico che è stato felice di levarsela di torno. E il suo cane, che mi odorava la pelliccia e cercava di infilarsi tra le sottane, specialmente quando... Eppure questo mi piace in lui, così gentile con le vecchie e i camerieri e anche i mendicanti. Non è superbo per nulla proprio, ma non sempre. Se mai gli capita qualcosa di grave, meglio che vada all'ospedale dove tutto è pulito, sì. E poi ci sarebbe subito un'infermiera fra i piedi e lui ci metterebbe le radici. O una monaca, forse, come quella di quella fotografia schifosa che ha, che è una monaca come lo sono io. Sì, perché sono così deboli e piagnucolosi quando sono malati. Quando si era slogata una caviglia alla festa della corale di Monte Pan di Zucchero, il giorno che avevo quel vestito, Miss Stack gli portò dei fiori, i peggio che aveva trovato, appassiti. Cosa non avrebbe fatto per entrare in camera di un uomo con quella voce da zitella? E lui cercava di immaginarsi che stesse morendo per amore suo, non mai più rivederti. Benché avesse l'aria più da uomo con la barba un po' lunga a letto, papà era lo stesso. Sì, ha fatto qualche porcata da qualche parte. Me ne accorgo dall'appetito. Comunque, non è amore, se no non mangerebbe per pensare a lei. Così, o è stata una di quelle nottambule, se davvero è laggiù che è stato, tutte quelle balle che ha inventato. È stato Aines a trattenermi, che ho incontrato, ah sì, ho incontrato, te lo ricordi, Menton? E chi altri? Guardiamo un po', sì, Menton. Me lo ricordo, che mi fece la corte una volta, bocca irresistibile, occhi da pesce lesso, di tutti gli imbecilli che ho incontrato e lo chiaman procuratore. Cioè, che io non posso soffrire i battibecchi a letto. O se non è quella qualche puttanella raccattata da te la pesca dove, se lo conoscessero come lo conosco io. Sì, perché tutti gli uomini diventano così a una certa età. Non c'è peggior scocco di un ES, vecchio, rimbambito. E poi il solito bacio sul sedere, tutto per nascondere. Non me ne importa un fico secco con chi lo fa o chi aveva conosciuto prima in quel modo. Però mi piacerebbe di sapere qualcosa, purché non ce le abbia qui, tutti e due, sotto il naso, tutto il tempo, come quella strega, quella Mary che avevamo a Ontario Terras, che si imbottiva al sedere per eccitarlo. Una donna non gli basta mica a loro, tutto colpa sua, si capisce? Guastare le serve e poi proporre di farla mangiare a tavola con noi a Natale, ah no, grazie tanto, in casa mia, no. Lui mi trovava tutte le scuse per farmi uscire, per restare solo in casa con lei, io non mi abbassavo davvero a spiarli, le giarrettiere che trovai nella sua stanza quel venerdì che era fuori, mi è bastato quello anche troppo per me. In ogni modo io gli diedi la scelta, o fuori lei o fuori io, non lo potevo neanche toccare, a pensare che era stato con quella sporca, bugiarda, faccia di bronzo, una sciattona come quella che me lo negava in faccia cantando dappertutto anche nel cesso, perché sapeva d'aver le spalle ben protette. Sì,
Lui non può farne a meno per molto tempo. Così bisogna che lo faccia dove gli capita. L'ultima volta me lo scaricò nel di dietro. Quando fu? Sì, la notte che... Poi là, mi dette quella stretta di mano lungo la tolca, una mano si infila nella mia, io non feci che premere sul dorso della sua, così, col pollice, così, cantando la prima luna di maggio, lei raggiante d'amore. Perché? Lui ce l'ha una vaga idea che tra Boyla e me, disse, pranzo fuori e vado al teatro. Dio sa che l'altro è qualcosa di diverso, non star sempre lì a mangiare la stessa zuppa. A meno che io non trovi qualche bel ragazzino per farlo. Gli piacerei a uno molto giovane, sarebbe imbarazzato un po'. Solo con lui se fossimo, gli farei vedere le gerretiere nuove, lo farei diventare rosso a guardarlo, sedurlo. So quel che provano i ragazzini con quei quattro peli sulle guance, sempre a tirarselo e a smaneggiarselo per ore e ore. Domanda, risposta, lo faresti questo? E quest'altro, e quest'altro ancora, col carbonaio, sì, con un vescovo, sì, senz'altro. Perché io gli avevo detto di quel decano vescovo che stava seduto accanto a me nel giardino del Tempio degli Ebrei, quando lavoravo a maglia a quel golfino. Era nuovo di Dublino, e che posto è questo? E che cos'è quest'altro, eccetera, e con i monumenti, e mi ha seccata con le statue, incoraggiarlo, farlo peggiore di quel che è, gli ha in mente di un po' a chi pensi, chi è, dimmi il nome di chi, dimmi chi è, l'imperatore di Germania? Sì, immagina che io sia lui, ma sentitelo, sta cercando di far di me una puttana. Dovrebbe cambiarla a questa verde età, è una rovina per la donna, non c'è soddisfazione. Far finta di godere finché non viene, così finisco io per conto mio alla belle meglio. Per quanto la gente ne parli, è solo la prima volta. Certe volte amiamo alla follia, quando ci sentiamo così piene di piacere dappertutto, non si resiste, vorrei che un uomo qualsiasi mi prendesse quando lui è qui e mi baciasse stringendomi a sé. Non c'è niente al mondo come un bacio lungo, caldo, che ti arriva all'anima, quasi ti paralizza. E poi non posso soffrire la confessione. Quando andavo da padre Corrigan, mi ha toccata, padre. E che male c'è? Dove? Io dicevo, sulla riva del canale. Ma dove? Sulla vostra persona, figlia mia? Sulla gamba, dietro, in alto. Era mica piuttosto in alto? Era mica dove ci si siede? Oh signore, non poteva dir subito il sedere e buonanotte? E avete anche... Non mi ricordo più la parola. No, padre. E io pensavo sempre al vero padre. Che bisogno aveva di sapere lui quando avevo confessato già tutto a Dio? Una bella mano grassa, la palma sempre umida, mi piacerebbe di toccarlo e non sarebbe dispiaciuto nemmeno a lui. Mi piacerebbe farmi abbracciare da uno di loro, con quei loro paramenti sacri e quell'odorino d'incenso, come il Papa. E poi con un prete non c'è pericolo, se tu sei sposata lui è cauto per conto suo. Chissà, sei rimasto soddisfatto di me, Bolla. Una cosa che non mi va son quelle sculacciate, troppa confidenza nell'ingresso. Per quanto io ridessi, mica sono un cavallo o un asino. Dopo l'ultima volta abbiamo preso il porto
e il patè di carne aveva un buon saporino di salata. Sì, perché mi sentivo così bene e stanca anche, e mi addormentai non appena mi infilai a letto, finché quel tuono mi svegliò come se fosse la fine del mondo. Mi feci il segno della croce, dissi Ave Maria, come quei fulmini spaventosi a Gibilterra. Lui mi prenderebbe in giro se lo sapesse. Dice che l'anima non esiste, un'anima, solo materia grigia dentro, perché non sa che cosa voglia dire averne una. Sì. Quando ha acceso la lampada, sì, perché... essere venuto 3 o 4 volte con quel tremendo grosso rosso affare che ha. Io credevo che la vena, o come diavolo la chiamano, stesse per scoppiargli, per quanto il naso non ce l'abbia nemmeno tanto grande. Dopo che mi sono levata tutta la roba di dosso, dopo tutte quelle ore che ci ho messo a vestirmi, profumarmi, pettinarmi, come un ferro, come una grossa sbarra che sta dritta tutto il tempo. Doveva aver mangiato ostriche, mi pare, almeno qualche dozzina. No, non ho mai sentito nessuno in vita mia che ce l'avesse così grosso. Da sentirsene tutta piena, deve aver mangiato un montone. Che idea però, farci così, con quel buco in mezzo, come uno stallone che te lo caccia dentro, perché questo è quello che vogliono da te, con quella decisione cattiva nello sguardo. Però non ne ha molto di brodo. Quando glielo feci tirar fuori perché me lo sciorinasse qui all'aperto, considerando com'è grosso, se non mi lavo bene, se mai me ne rimanesse un po' lì, e invece l'ultima volta lo lasciai venire dentro. Ma che bella invenzione per noi donne, che tutto il piacere debba andare a lui. Ma se se ne facesse assaggiare un po' anche a loro, se ne accorgerebbero di quello che ho passato con Milly da piccola. Ma non c'è quella cosa che chiamano tutù? Zulù? Ah, Hakù! Per quanto non c'è dubbio che Boylan avrebbe un bel bambinone. Ma non so, Toldi ha più brodo. Deve essere stato il pensiero di me con Boylan o il suo incontro con Josie. Lo ha eccitato, eh? Beh, si può, quel che gli pare, se gli fa buon bro. So che vomiciavano un po' quando son comparsa